Centrocampisti consigliati per la prossima asta del fantacalcio. Prima di iniziare il video lascia un mi piace come metodo di supporto al canale. Ti ricordo anche che lunedì 9 agosto inizierò la pubblicazione del file Excel con tutti i ruoli, partendo dai portieri, passando per difensori e centrocampisti, finendo agli attaccanti, divisi in fasce. Ti invito assolutamente a non perderti quel video. Come fare per non perderselo? Iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche, così non te lo perdi al 100% perché ti arriverà una notifica sul tuo cellulare. Iniziamo però con questo video, dove vediamo in particolare 5 centrocampisti consigliati per il prossimo fantacalcio. Il primo nome è quello di Antonio Candreva, giocatore sottovalutato dai fantallenatori ormai da anni. Sotto il suo nome, qui negli appunti che ho davanti, ho scritto tre parole. La prima è vice rigorista, la seconda è fuori ruolo e la terza è snobbato. Partiamo appunto dall'ultima, dallo snobbato. Come stavo anticipando, un giocatore sottovalutato da anni da parte dei fantallenatori, lo si paga ormai pochissimo in tante aste, eppure il suo rendimento c'è ogni anno. Infatti la scorsa stagione 5 gol e 8 assist, l'anno prima di nuovo 5 gol e 8 assist, quindi bonus ci sono, anche una certa costanza di rendimento, quindi da non sottovalutare assolutamente dal punto di vista dei bonus. In più è un fuori ruolo, è un centrocampista che gioca in attacco, perché ricordiamo la Sampdoria con D'Aversa giocherà con il 4-3-3 che Candreva farà all'ala destra, quindi nettamente un bug del listone. E infine vice rigorista, perché in assenza di Fabio Quagliarella i calci di rigori sono suoi. Ricordiamo che Quagliarella ha saltato già quest'anno qualche partita, un po' per infortunio, ma anche qualcuna perché non può più giocare tutte le partite, visto che l'età avanza e non può neanche più giocare tutte le partite 90 minuti. Quindi lo status di vice rigorista di Candreva può essere fondamentale al fantacalcio. In più ci aggiungo anche che, visto che c'è Damsgaard che ha un hype molto più alto rispetto a quello di Candreva sull'altra fascia, il prezzo di Candreva potrebbe essere più basso rispetto a quello di Damsgaard, e a quel punto l'acquisto di Candreva sarebbe nettamente consigliato, anche perché il rendimento dei due può essere molto molto simile, solo che Candreva ha uno status in più, quello di rigorista in assenza di Fabio Quagliarella. Il secondo consigliato del video è Weston McKennie, centrocampista americano nella Juventus, e il centrocampista nella squadra juventina più appetibile dopo Chiesa. La sua prima stagione in Italia è stata fantastica, è stata una scommessa pienamente vincente. Quest'anno parte con qualche certezza in più, soprattutto dal punto di vista della titolarità. Già la scorsa stagione ha dimostrato di essere un ottimo centrocampista di inserimento, si inserisce molto bene, peccato gli manca qualcosa sotto porta, ma con Allegri può migliorare. Anzi, Allegri lo ha detto chiaramente sin da subito, dalla prima amichevole: Weston voglio 10 gol in campionato. 10 gol che non credo che possa raggiungerli, non ho la palla magica, ma credo possa sestarsi più o meno sui numeri di Candreva. Un 5 gol credo riesca a garantirgli nel prossimo campionato, e magari anche qualcosa in più. Il terzo consigliato del video è Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, giocherà come trequartista con Mourinho, perché Mourinho lo vede solo in quel ruolo. Ci sono pochi occhi puntati su lui e tanti occhi puntati sui suoi compagni di reparto, pensiamo a Mkhitaryan, Zaniolo, ma anche Veretout. Mi aspetto tanti assist da lui, un po' meno sui bonus pesanti, sui gol. È un semitop, è uno di quei semitop che attualmente è abbastanza sottovalutato, proprio perché tanti fantallenatori punteranno ad altri centrocampisti buoni della Roma, come appunto Zaniolo, Mkhitaryan e Veretout. Proprio per questo, tra i semitop può essere quello che andiamo a pagare di meno, ma comunque il suo rendimento può essere molto molto buono. Il quarto centrocampista consigliato del video è il Tucu Pereira. Ormai è rimasto solo, visto l'abbandono di Rodrigo De Paul, che è andato all'Atletico Madrid, adesso è l'unica luce del centrocampo e del gioco dell'Udinese. Eredita da De Paul l'insegna di rigorista, quindi ancora più affascinante al fantacalcio. Attenzione al mantra, è anche un multiruolo, W e T, peccato che non ha la C, a quel punto sarebbe stato quasi un top di reparto, ma resta comunque un centrocampista molto molto buono anche al fantacalcio classic. Tanti inserimenti, lo scorso anno ha giocato molto bene anche da seconda punta, quindi attenzione, potrebbe anche giocare molto molto avanzato, assolutamente da non sottovalutare, magari lo consiglierei come un terzo slot in una Lega 8. L'ultimo nome del video è quello di Roberto Soriano, ci sono tanti dubbi da parte dei fantallenatori. È uno di quei nomi in bilico, si ripete o non si ripete? Ha semplicemente overperformato, ha reso più di quanto dovuto lo scorso anno con quei 9 gol, oppure adesso è definitivamente esploso ed è un semitop a tutti gli effetti al fantacalcio? Tanti fantallenatori sono in dubbio su di lui, e in tante leghe non sarà pagato quanto un semitop, e il suo acquisto è consigliato proprio in quelle leghe, in quanto se
i vostri avversari hanno avuto ragione, quindi ve lo hanno fatto pagare meno perché non credevano in lui e credevano appunto che lo scorso anno ha semplicemente reso di più ed è un centrocampista da quei 5 gol in campionato, voi l'avete pagato meno, l'avete pagato quanto un centrocampista da 5 gol in campionato, a quel punto lo avete pagato il giusto e non avete commesso alcun errore. Se invece si conferma un semitop e voi l'avete acquistato a meno, a quel punto certamente avete fatto l'affare, quindi attenzione a Soriano da non sottovalutare. Resta comunque il trequartista titolare del Bologna, adesso c'è una prima punta molto forte che rappresenta un upgrade a livello di squadra, infatti il Bologna lo reputo migliorato sul mercato rispetto allo scorso anno, visto l'innesto di Arnautovic, punta molto fisica che potrà aprire tanti spazi anche agli inserimenti di Soriano, quindi attenzione anche a questo punto di vista, da non sottovalutare troppo Soriano, quindi non commettete l'errore di sottovalutarlo, se lo volete lasciare lasciatelo al giusto prezzo. Bene ragazzi, questo video finisce qui, spero di esservi stato d'aiuto, se così fosse mi raccomando lasciate un mi piace al video, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video.